Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta a mille foglie. Le origini di questa torta sono abbastanza antiche e risalgono circa al 1651, quando furono scritte per la prima volta da Pierre de La Varenne nel libro Cuisinier Françoise. Poi nel tempo la modificò Antonin Carême e la descrisse come ricetta antica. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo delizioso pezzo di storia francese. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno un panetto di pasta sfoglia fatto in casa da noi. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. 5 tuorli, 50 g di amido di mais, 500 ml di latte intero fresco, la buccia di un limone, 120 g di zucchero semolato e un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon. Abbiamo preso il nostro piano di lavoro, ci abbiamo messo sopra un po' di farina, adesso ce la mettiamo sopra e sotto anche al nostro panetto di pasta sfoglia e ora aiutandoci con un mattarello la stendiamo bene finché non raggiungerà un'altezza di 5-7 mm. Giunti all'altezza desiderata non ci rimane altro che arrotolare la nostra pasta sfoglia sul nostro mattarello, adagiarla su una teglia con carta da forno, aiutandoci con la pellicola alimentare trasparente coprirla dappertutto e lasciare tutto a riposare in frigo per mezz'ora. Mentre la nostra sfoglia sta riposando noi ci occupiamo della crema e per prima cosa mettiamo a scaldare in un pentolino bello capiente il latte, la buccia di limone e l'essenza di vaniglia bourbon. Ora in una ciotola bella capiente mettiamo i tuorli e lo zucchero semolato. Fatto ciò li muoviamo per bene finché non diventano una bella crema. Raggiunta questa consistenza non ci rimane altro che aggiungere tutto l'amido di mais e continuare a mescolare per bene finché il tutto non si sarà assorbito per bene. A questo punto non ci rimane altro che aggiungere un pochino di latte alla nostra crema, mescolare con molta delicatezza e aspettare che si assorba per bene. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro latte. Sempre, mi raccomando, poco alla volta. Ora mettiamo il tutto sul pentolino e aspettiamo che raggiunga l'ebollizione. Mi raccomando, la fiamma deve essere bassa. Ovviamente mescoliamo sempre. Da quando inizia ad addensarsi lo continuiamo a cuocere per altri 2-3 minuti, sempre su fuoco basso. Passati 3 minuti di cottura non ci rimane altro che trasferire tutta la nostra crema pasticcera in un piatto basso e largo, aiutandoci ovviamente con una palettina. Stendiamo per bene il tutto, poi aiutandoci con la pellicola alimentare trasparente la copriamo in modo molto aderente così non farà la crosticina e lasciamo il tutto raffreddare in frigo. Mentre la nostra crema pasticcera si sta riposando in frigo, abbiamo preso la pasta sfoglia e abbiamo formato con il cartone un cuore con diametro di 22 cm x 20. A questo punto, aiutandoci con un coltello, seguiamo il bordo e molto delicatamente tracciamo la forma del cuore. Ecco com'è venuto il nostro cuore, ragazzi. I pezzi rimasti di pasta sfoglia li abbiamo coperti con pellicola alimentare trasparente e adesso li lasciamo in frigo fino al momento del bisogno, perché dovremo formare altri due cuori. Noi vi consigliamo di cuocere solo uno alla volta. A questo punto non ci rimane altro che prendere la nostra teglia completamente perforata, come potete vedere, e la appoggiamo sopra il nostro cuore di pasta sfoglia. Visto che è traspirante, impedirà che la nostra pasta sfoglia si alzi troppo, ma si alzerà solamente il giusto perfetto per la cottura. Fatto ciò, la cuociamo a forno normale, 200 gradi, per 23-25 minuti, ossia fino alla doratura. Se non avete questa teglia, prendete un foglio di carta da forno, lo mettete sopra il nostro cuore e poi mettete un'altra teglia sopra e poi lo cuocete.
Ed ecco come sono venuti i nostri tre cuori. Ora non ci rimane altro che metterli un attimino da parte perché ci dobbiamo occupare della crema. Abbiamo preso la nostra crema pasticcera dal frigo e ora non ci rimane altro che ravvivarla leggermente con le fruste elettriche. Raggiunta questa consistenza non ci rimane altro che aggiungere al tutto 200 g di panna già montata e zuccherata, poco alla volta. Aspettiamo di mettere la seconda parte quando la prima si sarà già assorbita per bene. Continuiamo così finché non finiamo tutta la nostra panna. E dopo aver aggiunto tutta la nostra panna non ci rimane altro che trasferire il tutto in una sac à poche e lasciare riposare in frigo per un quarto d'ora. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta, cari ragazzi. Per prima cosa prendiamo un po' di crema, ce la mettiamo sul nostro piatto da portata e ci adagiamo sopra uno dei nostri dischi. Fatto ciò, iniziamo a ricoprire il tutto di crema. Noi portiamo dai lati per arrivare verso il centro. Continuiamo così finché non finiamo tutta la superficie del disco. Ora prendiamo un altro cuore, molto molto delicatamente lo appoggiamo sopra ed eseguiamo lo stesso metodo con la crema. Infine adagiamo sopra l'ultimo disco e lasciamo tutto a riposare in frigo per un quarto d'ora. E per la decorazione della nostra torta ci serviranno mirtilli, ciliegie, fragole, lamponi, more e zucchero a velo. Per prima cosa spolveriamo la torta di zucchero a velo. Ora, aiutandoci con la frutta, decoriamo come vogliamo la nostra torta. Ma guardate che meraviglia di una mille foglie che ci è venuta, ragazzi! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!